Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscolo e Vita, stiamo in cucina, lo so che c'è una luce un po' bassa, ma è semplicemente perché ho chiuso tutte le tapparelle che fa un caldo assurdo, quindi metto giù le tapparelle, spero che non entri tutto il caldo, speriamo che funzioni. Comunque, sto iniziando la mattinata, ho digiuno intermittente, già all'una, mi sono svegliato 2 ore fa, ho fatto 2 ore di lavoro e non ho mangiato niente, solamente bevuto un po' d'acqua. Adesso è arrivato il tempo di farmi un bel caffè freddo, vi faccio vedere come lo faccio, rispondo alle domande sul digiuno intermittente, lo faccio in definizione perché mi aiuta a fare dei passi più grandi, a conservare delle calorie della colazione, perché sposto la colazione più in là o salto la colazione praticamente, e quindi posso mangiare più calorie in uno spazio più ristretto di tempo e mi aiuta con la sazietà. In bulk non devi farlo per forza di cose, se hai difficoltà a consumare le calorie sicuramente non lo puoi fare, ma se invece è una cosa che comunque anche in bulk mangi meno di quanto potresti mangiare, magari ti può aiutare. Io più o meno lo faccio sempre quando sono in viaggio, soprattutto in estate che non ho tanta fame la mattina, e niente, vi faccio vedere come fare il caffè frappè. Allora, per fare il caffè frappè alla greca, ecco cosa avete bisogno: un po' di Nescafè classico, questo è quello istantaneo. Io lo prendo decaffeinato perché prendo il pre-workout prima dell'allenamento, quindi nel resto della giornata provo ad andare col decaffeinato. Poi, letteralmente un mini splash di questo latte scremato, se ne prendete poco e non andate oltre 50 calorie, allora restate a digiuno. Un po' di acqua bella gelida, del ghiaccio, un pacchettino di dolcificante, questo Sagna, mi sembra che è stevia, se non vi piace la stevia usate un altro dolcificante, che in quantità limitate vanno comunque bene, e poi ovviamente vi serve un frullatore o un qualcosa di simile. Ed ecco quindi il vostro caffè frappè fatto in casa. Con la schemina sopra basta che praticamente fate come vi ho fatto vedere: mettete prima il latte, il caffè, il dolcificante, poi fate la schiumina e poi ci aggiungete il ghiaccio e l'acqua. Questo è il trucchetto dei greci. C'hai gli addominali, bro? Zia, hai visto? Cioè, ci provo. Ce l'abbiamo fatta a uscire di casa, Sammy? Beh, finalmente. E ovviamente lo sapete, usciamo di casa per fare cosa? Per andare a mangiare, perché yeah, è quello che facciamo su sto canale, mi sembra, solo fitness e cibo. Fitness, cibo e tanti drone shots. Infatti o ne abbiamo già messo uno all'inizio del video o ne metteremo sicuramente un altro dopo. È che pensavo fosse difficilissimo da volare, invece più o meno ci abbiamo fatto la mano. Almeno un giorno ce l'ho fatta, quindi non so. E quindi sì, adesso ce ne andiamo al Fornet sotto casa perché Sammy aveva voglia di spendere un pochino dei soldi e di mangiare tanto. Io non so cosa prendo, sto rimanendo abbastanza leggero adesso, quindi forse un po' di frutta, non lo so, vediamo che troviamo. Forse un'insalata, raga. Insalata è buona. Siamo nel Fornet, vi faccio vedere cosa ho preso. Ci andiamo qua. Di insalata, qua ci sta un po' di mais, un po' di lenticchie, un po' di tonno, carote, pomodorini e un uovo intero. Mi sono anche preso uno di questi cosi alla frutta, in realtà l'ho preso solo per il cocco, c'avevo voglia di cocco, un'acqua con gas, invece Sammy ovviamente ci ha dato bello sporco, 2 cornetti, 2 di queste crocchette con jamon iberico e la sua solita spremuta. Notate le differenze? Mi sa di sì, eh? Piccolo snack pre-workout, ragazzi, come vi avevo promesso, un Carb Crusher, questo è Dark Chocolate and Sea Salt, è probabilmente una delle mie barrette preferite di MyProtein insieme al Protein Cookie. Andrei per il Protein Cookie se volete un pasto un pochino più consistente, sono 40 grammi di proteine e anche un bel po' più di carboidrati, mentre se state basse in carbo e più alte in grasso, allora vi consiglio questa che ha veramente mi sembra tipo 5 grammi di carboidrati effettivi e tipo 10 grammi di grassi, 20 grammi di proteine. Quindi questo è uno snack pre-workout, magari 20-30 minuti prima. Potete anche prendere post-workout, i protein shake, le barrette, queste cose qua. Potete prenderle quando volete, perché la cosa principale è che vi aiutano a colpire il vostro obiettivo totale di proteine nell'arco della giornata. L'importante è che arrivate all'obiettivo totale di proteine. Questo è il passo di adesso, fare in palestra. E ragazzi, muore veramente dal caldo, oggi è stata una giornata tostissima. Io però non demordo, vado a fare un bel leg day in palestra, farò anche gli addominali. E la cosa del leg day, che in realtà è una cosa che non sto facendo molto e che dall'anno prossimo vorrei fare molto di più,
perché mi voglio concentrare di più, mi voglio focalizzare sulle gambe, perché finora non ci ho messo tanta enfasi e secondo me stanno un pochino carenti. La cosa più importante è la costanza, quindi mi ricorderò, anche se non mi piace fare alcuni esercizi, di scegliere quei pochi esercizi che però mi piace fare, di farli con costanza, e ci aggiungo gli addominali, così che, dato che voglio allenare gli addominali, mi forzo ad andare anche per fare le gambe. Spero che abbia più o meno senso. Detto questo, prendo la metro, ci vediamo in palestra. Appena finito l'allenamento sono andato abbastanza forte. Per me ho notato che una cosa è che faccio difficoltà ad arrivare in palestra. Poi una volta che ci arrivo posso anche starci un'ora e mezza, due ore, perché tanto la amo così tanto. Quindi è andata tutta una bomba, ho fatto non troppi addominali perché non voglio che domani c'ho zero addominali se dobbiamo andare in spiaggia. Se deve fare così. E niente, adesso aspetto Sammy, dovrebbe arrivare qua fuori dalla palestra e dovremmo andare a fare un po' di fotine in giro per Barcellona. Vediamo un po' dove sta. Ragazzi, stiamo un po' camminando in giro qua per Barcellona, abbiamo fatto la diagonale, abbiamo fatto un bel po' di foto, le faccio vedere in questo momento. E sì, noi continuiamo, io ancora non ho mangiato niente post-workout, quindi vogliamo trovare un baretto, magari mi prendo una birra, una bella cerveza e magari qualche altro, un panino, qualcosa così. Niente, continuiamo a fare qua la salita, alla fine della salita c'è il Piadinaro, quindi al massimo se non troviamo niente prima ce ne andiamo al Piadinaro, però vediamo di trovare qualcosa di diverso, dai. Dopo mezz'ora di camminata siamo arrivati al posto, ecco proprio la panina silvestre. Ok raga, iniziamo male, ecco birra numero uno, anche Sammy ce l'ho fatta a convincerlo. Sì. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ci abbiamo la prima piadina, ovviamente un po' di bresaola e un po' di rucola, e c'è anche un po' di cipolla caramellizzata, e mi sono preso anche qua dei nachos con del guacamole, non vedo l'ora di provarlo. Sammy si è presa la cosa solita, iberica, usual shit, iberica con un po' di formaggio scamorza. Niente, ci godiamo questo, mi sa che oggi è diventato un full day of cheat day. Ragazzi, birra numero 2 e mi aspetta un'altra piadina. Sì, oggi ci andiamo forti. Piadina numero 2. Tipo praticamente. Allora ragazzi, siamo appena tornati a casa, siamo goduti quella birretta io e Sam, da un po' che non ci prendevamo una cosa tranquilla, che non riposavamo un po', ci hanno fatto bene entrambi. Oggi in realtà ero partito con l'idea di fare un cheat day, ero tipo mangio tutto, però fa un caso mostruoso, e quindi in realtà ho finito che alla fine ho colpito le mie calorie di mantenimento, ovviamente mangiando fuori abbastanza, in quei almeno due pasti oggi ho mangiato fuori, non posso sapere esattamente i macro e le calorie, ma io comunque ho inserito il tutto nell'applicazione, vi faccio vedere questo momento. Ho dovuto mettere, vediamo se riesce a focalizzare, i vari ingredienti sfusi, e vediamo un attimo, sono andato a 2550 calorie con 73 grammi di grassi, 257 grammi di carbo e 170 grammi di proteine. E personalmente penso che le proteine sono un po' una sovrastima, mi sembra un po' tanti per quello che ho mangiato io, però effettivamente mangiando della bresaola, un po' di tonno, può essere che sono arrivato a 150 proteine. Ovviamente, ripeto, questa applicazione MyNetDiary, MyFitnessPal non sono 100% accurate, perché è user-based input, ovvero qualcuno prima di te ha inserito i vari macronutrienti per un certo ingrediente, quindi magari la confezione è diversa, magari la marca è diversa, magari la composizione del cibo è diversa.
eccetera eccetera. Quindi state sempre attenti, double check se lo fate in casa, soprattutto se avete voi la confezione, usate quello che vedete voi, non usate quello che vi dice l'app. Stessa cosa se l'app vi dice che dovete consumare 2500 calorie di mantenimento, di solito fanno una sovrastima, quindi state attenti a seguire i numeri consigliati dalle app, seguite quello che vi dico io. Detto questo, penso che il video sia già stato lungo, spero che avete apprezzato la dieta flessibile, il fatto che potete mangiare fuori abbastanza tranquillamente, a patto che poi vi ricordate di inserire tutto nell'applicazione per almeno sapere quante calorie state consumando, perché da lì è dove parte tutta la base se volete trasformare il vostro fisico. Detto questo, la cosa più importante, la frequenza di passi non importa così tanto per la composizione fisica, anzi assolutamente, però dovreste comunque restare tra i 2 e i 6 pasti totali al giorno, inclusi gli snack, perché questo apporta la maggiore sazietà e vi aiuta di più a stare a dieta, quindi quella è una cosa importante. Seconda cosa, provate a consumare, se ci riuscite, alcune proteine, alcuni carboidrati intorno al vostro workout, questo alimenta al meglio la sintesi proteica. Ovviamente, se avete visto, io oggi ad esempio ho camminato un sacco, non ho potuto mangiare niente post workout, non è il massimo, ma ecco, io faccio queste cose qua perché alla fine vivo la vita. Quindi la cosa importante, come sempre, totali di macronutrienti nell'arco della giornata, non pensate al timing eccetera eccetera. Detto questo, io finisco qua di parlare, che c'è Sammy che deve guidare, sono già passate mezzanotte, quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciateci un bel like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo domani. Ciao ciao.